Ciao a tutti e benvenuti in questo terzo giorno di Vimana on Tour. Sto andando verso l'aeroporto di Cacinato del Brescia, dove ci siamo lasciati ieri sera, perché oggi tocca all'Emilia Romagna. Top però la pista ciclabile fino all'aeroporto. Immersione in verde. Povero Vimana. Adesso dovrà decollare dalla pista in erba, quella che ieri era così piena di buche, perché qua c'è una gara di alianti. Sono tutti quanti allineati, quelli che devono gareggiare, per non pertanto per decollare da quella che è una taxiway in asfalto, ma che viene usata spesso come pista per il decollo. Non sono allineati per decollare, ma per andare a pesarsi. Non ho ben capito dove sia la pesa. Comunque da qualche parte c'è una pesa lì sulla pista e stanno andando uno alla volta a pesarsi prima della gara, tipo i wrestlers. Comunque, scoperchiamo il Vimanino. La giornata per ora non promette niente di buono, ma in realtà il sole c'è. È solo dietro un minuscolo strato che, secondo me, in Emilia Romagna non dovremmo trovare. Eh sì, perché oggi tappa Emilia Romagna. Comunque mi fa morire che il traino Alianti qua si chiama India Hotel 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 Hotel, e mi hanno anche spiegato perché. Perché è il suo verso, lui deve tirare gli Alianti e quindi fa fatica e quindi... E allora anch'io faccio... E salgo sul Vimana. Felica! Abile, allinea e decolla dopo il traffico in via 9256. Cerchiamo di fare decollo da campo soffice, quindi tiro subito su, mi livello basso basso sul terreno, prendo velocità e poi mi alzo. Ciao Vimana dal Quattrotelle in volo. Ciao. Penso che sia giunto il momento di raccontarvi un'altra cosa di questa serie Vimana on Tour. Abbiamo da girarci tutte le regioni italiane e in alcune avremo più panorama, in altre avremo cose interessanti da fare, persone da incontrare. Oggi è proprio uno dei giorni del secondo tipo. L'esterno è come ieri, un disastro di foschia e di caldo, ma stiamo andando al biosuperficie di Castellazzo in provincia di Reggio Emilia per fare una cosa fighissima, un volo fighissimo. Quindi direi fast forward, vediamo un po'. Abbiamo il Vimana cerchiato qua, andiamo a vedere il nuovo Aliante. Mi stava dicendo nuovo moto Aliante. Posso dire volo su un Diamond, perché lo fa la Diamond. Cioè, lo faceva la Diamond, ma infatti ha le linee un po' da Diamond, soprattutto cioè per la fusoliera, per la... ha proprio l'aspetto di un DA40, almeno la prima parte. Ovviamente poi la coda è una coda da Aliante, bella T-tail grande. Cos'è, Rotax 912, 80 cavalli. Allora recuperiamo la X4, la GoPro e da qualche parte dovrei avere anche una piccola Instago 3. Molto bene, ci avviamo verso il pandino. E mi diceva Gianluca che nel frattempo è diventato istruttore di Aliante e quindi posso stare questa volta davanti io, perché lui può pilotare anche da dietro adesso che è istruttore. Pandino, follow me. Per chi non avesse visto il video di 2 anni fa, Pandino super accessoriato con radio, con lo starter qua. Eccolo qua il nostro aliantozzo per oggi. Lo stesso di 2 anni fa, quindi, vero? Identico. Solo che ero là dietro e tra l'altro la foto a testa in giù qua sul posto posteriore è stata la mia foto profilo di Telegram e di molti social per almeno 1 anno e mezzo. Mi raccomando, per montare cam fuori dagli aerei sempre adesivi di marca, non comprate le cinesette da Amazon innanzitutto, o GoPro o Insta, nuovi ogni volta. Si cerca di pulire la superficie e andiamo giù così. Ok, bella pressione e dovremmo esserci. Questo è il Moran che ci porterà su, anche lui lo abbiamo conosciuto la volta scorsa. Aereo di aviazione generale come il Vimana, gli slat, ma slat meccanici, questi qua vengono fuori con la molla, opla, vedi, e poi se ne tornano dentro automaticamente in base alla velocità con semplicemente l'aria che preme. Sopra i 120 km all'ora, bell'aereone. Tra l'altro avevo anche volato a bordo di lui l'altra volta, ma non penso di avervelo messo nel video, avevo solo fatto qualche storia Instagram. Ma noi, come 2 anni fa, una Instago qua sotto vicino al gancio traino, che fai, non ce la metti? Indossato il paracadute, sempre obbligatorio in Aliante. Ottimo.
guarda la nuova clubhouse che hanno preso il prefabbricato, guarda, tutto il pavimento in parquet, bello. Anche via di Salamino per il pranzo. Top! Al che? Rimana. Cerchiamo di recuperare la tanica che è dietro di tutto. Ok, siamo andati a un distributore, recuperata un po' di benza, in buttino, si travasa e la destinazione finale alla fine è verso il mare, non verso le montagne. Andiamo ad Ali di Classe, sul lido di Classe, dove troveremo il sole. Quindi finalmente ci togliamo da questi due giorni di foschia e schifo. Ma prima 40 litri di 108 anni. Ed è il momento di ripartire. Castellozza, India 9256, pronto la partenza. Castellozza 56 lascia verso est, buona serata, grazie a tutti. Ottimo, destinazione mare. E destinazione niente più nebbia, niente più foschia, non vedo l'ora. Milano buongiorno, da India 9256. India 9256 Milano, buongiorno, QNH regionale 1011. 1011 l'H, India 9256, decollato da Castellozza, Romeo Eco 04, diretto a Romeo Alfa 03, Ali di Classe. È un ultraleggero avanzato e chiedo il coordinamento, se potete, con il CTR di Bologna per attraversarlo. Ricevuto 5-6, entrerai in zona Modena? Esattamente, sono un primo alla città di Modena, India 9256. Ok, c'è un casino nel CTR di Bologna, c'è un povero tizio da solo che sta gestendo tutti i traffici e non ne può più, probabilmente anche una brutta giornata perché sta rispondendo male a tutti. Noi siamo saliti a 3000 piedi, la situazione è ancora nuvolosa, ma quella laggiù è la città di Bologna. Comunque è proprio un bel panorama qua, lo dice anche la canzone, ma com'è bello andare in giro per i colli bolognesi con un Vimana Special a 3000 piedi, era così se non sbaglio. Finale 1-5, suoli di classe per India 9256. Figata, anche le biciclette hanno. Abbiamo anche recuperato un passaggio, salve, da uno storico fan prima di Overvolta e poi di Marco Romboli. Eccoci, bello, bello, che fa, sta proprio attaccato. E uno, e due. Perfetto. Molto bene, è detto questo, docciato, è riposato ancora no. Sto andando verso intanto una cena, piadina, visto che siamo in Emilia, Romagna, oddio, non lo so. Evitiamo. Per questo terzo episodio del Vimana Non Tour è tutto, pollice in su se il video vi è piaciuto. Ci vediamo domani, fuggendo dal brutto tempo. Intanto vi lascio con dei sempre bellissimi campi di grano. Ciao a tutti. Yeah.